Vola sul tetto d'Europa la pallamano targata Mugello e lo fa per mezzo degli stessi atleti che l'hanno fatta brillare 20 anni fa. Questo è il risultato al termine degli European Master Games svoltisi quest'anno a Legnano Sabbia d'Oro, una manifestazione internazionale che ogni anno riunisce atleti di ogni età e vecchie glorie di tutto il mondo, facendoli tornare in campo per la gioia dei loro tifosi e per dimostrare a tutti che uno sport è per sempre. 4.000 partecipanti provenienti da ogni angolo del mondo, 4.000 atleti che con la loro carriera hanno lasciato il segno scrivendo ognuno un pezzo di storia dello sport. 4.000 campioni che si sono ritrovati, salutati e rimessi in gioco in nome di quella passione che gli ha cambiato la vita. E se la proporzione tra Borgo San Lorenzo e il mondo appare ridicola mettendo a confronto le 18.000 anime borghigiane con i 7 miliardi di popolazione mondiale, le carte cambiano notevolmente quando non solo si scorge tra i 4.000 partecipanti ben due nostri concittadini, ma anche che entrambi rientrano da questa avventura con al collo il metallo più prezioso e in tasca una qualificazione per i mondiali. Gli eroi di questa storia hanno un nome e un cognome. Luca Saulle, classe 62, gloria della pallamano italiana con un passato nelle squadre più titolate dello stivale e non solo, è stato considerato da molti uno dei migliori terzini europei e in questa occasione ha rappresentato una delle colonne portanti dell'Italia Master Team, riunitosi in occasione dell'evento friulano. Una soddisfazione non indifferente, considerando insomma i 20 anni di pausa. E mentre Luca e compagni facevano brillare la pallamano maschile, sul fronte femminile ha dato il suo contributo Giovanna Volterrani, alla sinistra con un palmarès di tutto rispetto, che torna sul gradino più alto del podio con la squadra del Bressanone, terminando l'avventura europea senza sconfitte né pareggi, ma solo vittorie. Siamo partite un po' così e invece abbiamo vinto. Aspettatamente, ma abbiamo vinto. Nessuno è andato là per vincere la medaglia d'oro, l'andare là era un motivo di divertimento, però siccome siamo tutti ex agonisti, una volta in una gioia, poi alla fine vuol vincere. E ora tutte e due le squadre maschili e femminili sono qualificate per i mondiali che si terranno nel 2013, quindi già. Quindi diciamo le prospettive per il futuro sono i mondiali. E sono mondiali e fra l'altro sì, fra due anni vedremo quale articolazione riuscirà ancora ad essere usata. Ci sono in progetto i mondiali sempre master e sempre qui in Italia, per cui sicuramente il pensiero sarebbe anche quello di partecipare ai mondiali, anche perché io ho fatto tutti i mondiali. Io sono partito nel fare i mondiali juniores, ho fatto i mondiali universitari, ho fatto i mondiali militari, ho fatto i mondiali di nazionale. Fare mondiali master sarebbe la conclusione. Però insomma, sarei già un over 50 fra due anni e quindi va un po' visto. E mentre lo sguardo vola verso il 2013, entrambi gli atleti ricordano con orgoglio gli esordi borghigiani, in un periodo in cui la pallamano del Mugello faceva davvero la parte del leone. È una doppia soddisfazione perché insomma, ecco, due ori e due mugellani a portare in alto il nome di Borgo San Lorenzo e insomma del Mugello. Un orgoglio anche per il loro primo allenatore, Gigi Andreini, il quale, oltre ad elencare le doti tecniche e personali di questi due atleti, ha ricordato il periodo d'oro della pallamano mugellana, costellato di tanti nomi importanti che hanno vestito la maglia della nazionale, augurandosi che quest'ultimi possano rappresentare un esempio per i campioni del futuro. Credo che quello sia il primo passo che dovremmo perseguire, cioè quello di rimettersi a un tavolo per riunire le forze, per mettere insieme queste meravigliose capacità che possono tornare utili a tutti, di queste esperienze di eccellenza che ci sono state, per far sì che poi ritornino non soltanto i successi, ma soprattutto ritornino le premesse per far sì che più gente possibile possa praticare questo come altri sport.